Questa è forte. Questa è molto forte, fortissima. Il terremoto l'ha sentito, immagino. La prima no, l'ha sentita solo mio marito che era sul divano. La seconda ero a sedere e l'ho sentita. È stata abbastanza forte. La prima non mi sono alzato neanche dalla sedia, la seconda sono uscito fuori, mi ha messo un po' di paura. Paura, apprensione? Molta, molta, soprattutto anche per mia mamma che è anziana, vive da sola. Sono subito corso a casa sua per accertarmi le sue condizioni. No, no, l'ho sentito, le abbiamo sentite tutte e tre le scosse. Fortunatamente il bimbo stava bene, tranquillo, tutto che molta paura per la seconda. La seconda era forte. La seconda, sì. La seconda scossa e basta. Quella più quella forte. Forte, sì, perché sto al piano terra e quindi non lo sento. Cosa avete fatto? Sono uscita la signora lo stesso, a fianco a me. Siamo stati fuori un pochettino, però che vogliamo fare quando una botta di questa che mica c'è tanto da pensare? Non ho avuto particolare. Siamo usciti, io sono di Pellocchi, siamo usciti sul pianerottolo, ho visto che anche vicini, le persone di fronte si sono affacciate. Cosa avete fatto? Dove eravate? In strada. In strada. Sì, siamo usciti di corsa. Poi siamo stati allertati, abbiamo due gatti che cominciavano a miagolare, hanno sentito in anticipo. Sì, esatto, sì. Noi eravamo in casa. Eravamo in casa, stavamo addormentando il piccolo, però la paura è tanta, anche se è lontano, però vuoi non vuoi, pensi, ti viene in mente tutto, certo. Passa così, un attimo. Ti mette un po' di apprensione, un po' di paura. Apprensione, ansia, non è facile, anche perché è una cosa che non è prevedibile. Beh, un po' sì, qualcuno ho visto che era un po' spaventato effettivamente, però poi siamo rientrati. Insomma, la paura c'è, sì. E il pensiero per gli altri poretti, perché insomma non è una bella cosa, insomma, il terremoto. Allora, lei ha fortunato.